ringraziarti di essere stato qua con noi, per darti il ben arrivato. Tu è un giornalista di peso, giusto? Ma sai che non sei più tanto di peso? Il pendaggio gastrico, quello che io chiamo supplizio gastrico, da 126,88 e poi sto recuperando un po' di chili, sono 102, perché dopo qualche anno ti ricordi, scopri come fare. La panna cotta va giù, la crema catalana va giù, la maionese va giù, io bevo l'olio e vanno tutti giù, passano e io frego il chirurgo e il bendaggio. Allora, tanto non abbiamo detto il tuo nome, Edoardo Raspelli, vabbè, chi non lo conosce penso che lo conosca. Ah, ma anche la mia splendida voce credo si riconosca, esatto, subito, esatto. Ineguagliabile. Ineguagliabile. Parliamo di una cosa seria, hai detto bendaggio gastrico. Come sono le aderenze della... Sono con le famiglie? No, siccome qua è tutto il giorno che vedete in mezzo quei chirurghi, io sono diversamente magro e felice. Sono bello dilettante. No, il bendaggio gastrico serve quando uno è grandemente obeso che comincia a sentire dei problemini. Io 20 anni fa ho avuto un colpetto, un infarto, e quindi un paio di stent, sono andato a dieta, la dieta mi ha fatto scendere da 120 kg a 99, e cosa succede quando tu arrivi a 99, quando scendi sotto il 100? Ricominci a mangiare, a bere. Bere pochissimo, perché io non mi piace più di tanto, ma mangiare mi piace molto. Totale ero arrivato a 126 kg. Vado a fare delle dirette per Rete4 a Roma, torno da Roma a Milano e mi fermo a Saturnia. Scendo dalla macchina, i piedi gonfi, non so più camminare. Cosa mi succede? Vado a farmi vedere, prima di fare i bagnetti caldi e freddi, vado a farmi vedere dal medico. Il medico di Saturni mi guarda e mi fa: signora Spelli, lei è bravissima, come conduce Mela Verde è bellissima. Dal punto di vista sanitario, mi ricordo scandendo le parole, caro signor Raspelli, lei ha una testa di... e figura di che cosa. E che fai? Lei deve fare chirurgia dell'obesità. Quindi 6 mesi di palloncino endogastrico, ti cacciano un palloncino dentro dello stomaco, te lo riempiono. Detto così sembra una cavolata, però. Ma è una cavolata, no, perché soltanto buttarti un tubo in gola come... quando uno fa una... sì, era meglio caviale, però sono pazienza, è come quando uno fa una gastroscopia, no? E i succhi gastrici aggrediscono questo palloncino, riempiono lo stomaco per 3 giorni, 3 giorni stai maluccio e poi per 6 mesi non mangi. Qual è il problema? Che dopo 6 mesi il palloncino non va per conto suo, ma viene svuotato sempre con la cannuccia dello stomaco, il liquido va per conto suo e il palloncino viene recuperato. Totale, dopo un giorno di leggera nausea, neanche tanto leggera, in 7 giorni metti su 10 kg. Perché per 10 mesi non hai mangiato né pizza, né filetto, né rosbif, né costate, né fiorentine e ti scatti. Poi diciamo che tu lo fai per il tuo lavoro. È lavoro, ragazzi, esatto, a me fondamentalmente. No, fondamentalmente è un lavoro che farei anche gratis, però a me mi pagano per mangiare e quindi devo. Ragazzi, bisogna tirare sulla pagnotta, e non solo la pagnotta, anche il resto. Allora, Edoardo, noi ti vediamo in questo periodo, sei in replica a Mela Verde. E poi sì, la faremo a due, ci alterneremo, 7 puntate le faccio io, 7 puntate le fa un'altra persona e io la mia 7ª puntata sarà sotto Natale. E poi 2020 chi vivrà vedrà, diciamo che volsi così colà dove si può quello che si vuole e più non deve andare. Quindi non facciamoci delle domande, il futuro... Eventi sei dappertutto praticamente, perché ho il dono dell'ubiquità, io volo anche senza aereo perché pure di dimagrire sono... Mi mandi anche la tua rassegna stampa, c'è da dire una cosa, fai tantissime cose. Caro Andrea, che lui appartiene a un modo elegante che io adoro di fare televisione, uno dei pochi che è rimasto che veramente fa televisione con educazione, con eleganza. Sai, non mi sono ancora spogliato, no, neanche quando ero 40 kg, non sono andato nemmeno alla grande sorella. Oddio, Temptation Island, se non l'avessi la moglie da 40 anni, quasi. No, ma per vedere come va a finire, è solo una curiosità da cronista, ex cronista di Nera. Devo dire che tu sei portato oggi, vabbè, uno scoop, la mia ex fidanzata. Non lo sapevo. Anita Fissò. Ma è vero? Ciao, è vero, sì. Ciao a tutti. Allora, Anita, parlami sul microfono, come va? Bene. No, raccontami questo fidanzamento, non lo so. A parte, sto scherzando, dai. No, anche perché c'è un fidanzamento in corso con altre persone, quindi no.
magari si incazzano, esatto. Si arrabbiano, scusate la parolaccia. Allora Anita, tu non sai giocare a tennis? Esatto, proprio così. Campionessa mondiale, internazionale, tennis, atleta, modella, Anita, insomma, tanta roba. Ha condotto con me una cosa bellissima in Trentino, una ricostruzione di quando il Trentino apparteneva all'impero asburgico e quindi quando Francesco Giuseppe 110 anni fa arrivò in questo paesino trentino con i suoi giannizzeri e venne ovviamente salutata tutta la popolazione in festa. E quindi io e Anita Fissore era vestita da principessa trentina. Ah, era vestita, sì, di solito non è mai vestita. Questo no. Hai ragione. Come? Ma adesso si scoprono gli altarini. Allora, io il massimo dello svestimento di Anita Fissore era sui campi da tennis con una gonnellina, anzi, genere pantaloni. Poi se c'è una qualche cosa d'altro, già scopro il fidanzamento, poi scopro anche. Scopriamo che vabbè, sono. Non si becca sempre per imparare. Dai. Anita, è il primo anno che vieni a giocare qua, no? È il primo anno, bellissimo. Bello, ti è piaciuto? Molto. Com'è molto la qualità dei giocatori, scuso lui? Molto alta, direi. Sì, sì, proprio. È lei che gioca male, ma pazienza. Direi proprio, molto. Lo stai facendo adesso il mio, oltre a essere qua a Milano Marittima, perché il futuro dove ti chiedere tanto. Da Anita Fissore è una delle gemme del tennis club di Bologna, quindi le sue ore sono 8-10 ore, lo so, lei si vergogna a raccontarlo, ma 8-10 ore tra tennis e... Come sono Carazzi a tennis? Gioca benissimo. Gioca bene, ma perché siamo in squadra. È meglio il tennis che con le scelte politiche, ci ha passato. Vabbè, ma sapete che lui è diventato il PD, no? No, non esageriamo. Allora, lasciamo perdere la politica che non è il mio campo. Razzi ha una storia di famiglia, di gioventù estremamente encomiabile. È una persona, sì, da quel punto di vista. Poi c'è la politica, in me che vabbè, pazienza. Però dal punto di vista della sua storia personale, veramente, che non tutti conoscono, veramente. E poi c'è una grande storia di sacrificio, di passione, di impegno, sì, di lavoro. E quindi anche se qualche scappa qualche congiuntivo, come diciamo noi, ma chi se ne frega. Sì. È una persona che ma come dico io, a me il congiuntivo non mi ha mai dato da mangiare. È una persona che sa stare anche allo scherzo e non prendersi sul serio, sì, questo è vero. E poi devo dire che veramente anche qua il Judge Master è sempre una persona disponibile, simpatica con tutti. Sì, ecco, un po' anche Edoardo. Mi raccomando, non fatelo ballare. Oh, con sì. Edoardo ho giocato tante volte, veramente è un uomo eccezionale, bravo Edoardo, e mi ha fatto giocare con questa bellissima abbiamo ragazza. Pure vinto. Abbiamo pure vinto, ma giochi molto bene, grazie. Complimenti. Io guarda che stai dicendo a me, non a te. Immagino. Per il tennis, poi per le caratteristiche fisiche, vabbè, insomma, qualche chilo di troppo. Allora, Edoardo, intanto ti ringraziamo per la tua pazienza e gentilezza, ringraziamo anche la vita Fissore. Grazie mille. E lascia...